ti manca la flessilienza. Ma ora ti spiego tutto con una storia. La segregazione razziale è lo sfondo della sua infanzia e non solo. La madre ricorda che un episodio che segnò moltissimo il giovane fu quando a meno di 10 anni si vide rifiutare una bottiglietta d'acqua in un negozio perché non era bianco. Il primo giorno da campione del mondo sorprende tutti convertendosi all'Islam. Viene chiamato sotto le armi in Vietnam, ma lui si rifiuta con la celebre frase: "Non ho niente contro i Viet Cong, loro non mi hanno mai chiamato negro", che più che una battuta è un manifesto politico, che ovviamente scuote l'opinione pubblica americana, che reagisce con una condanna per renitenza alla leva e la squalifica dalle associazioni pugilistiche. Perde così il suo titolo. Intanto diventa l'idolo dello Zaire, unendo ai suoi allenamenti discorsi per l'integrazione e contro la povertà. La gente inizia non solo a tifarlo, ma a sostenerlo come se fosse un leader in battaglia. E mentre corre tra i ragazzi di Kinshasa inizia a sentirsi forte l'urlo Bumaye. Superpowers. Storie di superpoteri che